ragazzi nella maglia ve lo richiedo, se ci sentite bene anche lì in fondo, anche i ragazzi della videocamera, del collegamento, vi chiedo se ci sentite, se è tutto a posto, potete scriverci il commento o lo scrivete eventualmente nel gruppo dei rappresentanti. Ok, dai rappresentanti biennio mi esce un sì. Si sente? Si sente bene? Ragazzi? Allora, ci siamo, quanti ne abbiamo? 16. Partiamo? Allora ragazzi, intanto benvenuti alla prima edizione, se vogliamo, del prima e spero non ultima, del Maiorana Talk Show. È un qualcosa di particolare, qualcosa che non si è mai fatto prima. È un talk show, un vero e proprio talk show dagli allievi per gli allievi. Quindi molto, il tema sarà molto un ambiente tranquillo, colloquiale. Se vi sentite sia voi qui in Aula Magna, sia i ragazzi della telecamera in collegamento, se vi sentite di fare qualsiasi tipo di domanda, sia agli ospiti, sia insomma, potete proporre un tema, potete tranquillamente farlo, anzi che ben venga, è molto apprezzato. Inizio presentandovi gli ospiti che abbiamo oggi qui. Partiamo dalla mia destra e abbiamo Giovanni Alessi, uscito due anni fa. Da che percorso? All'Eranio. Uscito due anni fa all'Eranio. Giovanni, tu sei stato sì. Anche rappresentante di istituto. Sì, per un anno del quinto. Tra l'altro, insieme a Dario, abbiamo anche Dario nostro, per chi non lo conoscesse, ex rappresentante dell'istituto, uscito dall'indirizzo di biotecnologie sanitarie. Abbiamo qui alla mia sinistra, okay. Sono Giorgio Ghiavalo, sono uscito anche io dall'aeronautico, trasporti e logistica, funzione del mezzo aereo, e mi sono diplomato qualche giorno fa insieme a lui. Salve ragazzi, io sono Santino Torre. Mi sono diplomato quest'anno nell'indirizzo di elettronica. Ragazzi, perché la scelta di questi quattro ragazzi? Hanno tutti dei percorsi particolari. Se vogliamo in qualche modo provare a raggrupparli, possiamo vedere che il percorso di Giovanni, il percorso di Dario sono molto forse più vicini tra di loro, mentre il percorso di Giorgio e il percorso di Santino sono distaccati dal percorso di Dario e Giovanni, ma a loro modo anche molto, molto collegati, perché Giovanni e Dario hanno continuato, potete fermarmi se dico una cavolata, un percorso diverso da quello che hanno scelto di fare durante i 5 anni scolastici. Perché Giovanni, dal percorso di trasporti logistica all'ex aeronautico, conduzione del mezzo aereo, è passato a fare adesso... Sono passato da fare aeronautico a lavorare online, ho 2 agenzie di marketing, e niente, puoi fare questo. Quindi sono cambiato totalmente, dall'aeronautico a business online è totalmente diverso. No? Lavoro online... Che tipo di lavoro online? Quindi cosa fai esattamente? Allora, ho 2 agenzie di marketing, quindi il mio settore di marketing, totalmente opposto dall'aeronautica. Però diciamo che già è da 4 anni che sono in questo settore e in quel caso ho 2 agenzie. Una, aiuto l'esercimento ad ottenere più clienti, quindi il lavoro volevo che piaccia clienti. E un'altra, ci sono qui, ok, influencer. Questo qui,
Ascolti, io ti volevo domandare, ho un po' questa curiosità, non so se anche voi, qui seduti la pensate come me. C'è un po' in questi anni, soprattutto nell'avvento dell'era digitale, un po' il tabù, no, del lavoro online. Tu che ne pensi? Cioè, quando hai fatto questa scelta, dici io sono uscito dal trasporto e logistica, pensare aeronautico, voglio fare marketing, voglio essere libero, perché sono libero professionista, e sono sicuro di quello che faccio. Allora, diciamo, come ho detto prima, è da circa 4 anni che sono iniziato a fare, quindi anche nell'anno scolastico. Ho iniziato da quando avevo 17 anni a gestire social, di aziende, di argentine. E diciamo, acquisendo già esperienza anche a livello di formazione stessa, perché non è solamente studente, non è solamente felicità, ma è formazione. Io costantemente mi formo, e anzi invito tutti a formarsi, a continuare il percorso di studi e anzi a moltiplicare quello che state facendo, lo studio, anche a interessarvi ad altro, perché veramente io ero una persona che con lo studio bazzicava un po', però poi successivamente un po' di felicità, costanza, mi sono appassionato e sono arrivato fino a qui. Quindi diciamo il mio settore è marketing, sì, ma sono un amante di tante cose. Ma tu sei sicuro della scelta che hai fatto? Nel senso, ti spiego meglio. Se tu potessi ritornare indietro, tu mi faresti questa scelta, vado nell'online? Perché c'è molto questo lavoro. Tu sei sicuro? Cioè, ti senti al sicuro economicamente, economicamente parlando, di quello che fai? Sì, certo. Cioè, molti economicamente, ma anche se sono mentalmente, non penso che ci sia qualcosa che mi blocchi, perché penso di avere una sicurezza importante, cioè faccio quello che mi piace, quindi anche se successivamente ci dovrebbe essere un blackout a livello proprio online e tutto, anche se non dovrebbe andare, ci saranno nuovi mercati, ci saranno nuove cose, quindi non mi spaventa questo. Mi ricordo un detto che diceva: trova il lavoro che ti piace fare e non lavorerai un giorno. Cioè io sto prendendo un 24 al computer, però cioè, non mi sento di lavorare. Mi piace, poi diciamo che il lavoro che lo volevo con la vita personale, quindi volevo più me stesso al business. Cioè, infatti sono appassionato di crescita personale, pure, quindi su questo aspetto non è che mi cambia, il business era un mezzo, lo rivedo come un mezzo. E invece per quanto riguarda la parte pratica, cioè tu sei regolamentato, immagino, sì, cioè tu hai... Quindi è proprio ufficiale. Sì, è ufficiale. Essere uscito solamente 2 anni fa. Sì, esatto. Diciamo, la parte di lavoro da un 5 anni annetto. E la villa, devo fare i giocani, devo fare i giocani. Beh, io penso che passando possiamo fare, no, un piccolo parallelismo. Dal trasporto e logistica, oggi ci sono tante classi di trasporto e logistica, dal primo al quinto, prima ATL, seconda ATL, terza CR, quarta CR e quinta CR, se non sbaglio. Quindi se vi sentite, adesso insomma vi sprono, se vi sentite di fare qualsiasi tipo di domanda a Giovanni, a Dario, anche a Santino, a Giorgio, siete liberissimi di farlo, più che altro è per voi stessi. È una, se voi avete delle curiosità, qualsiasi tipo di curiosità, ecco, sentitevi liberi di domandarvela. Io ero curioso di sapere il punto di vista di Giorgio, perché appunto Giovanni è uscito dall'aeronautico, ma per passione, quindi per pura passione e interesse personale, è andato poi nell'online, nel business online, quindi marketing. Tu invece, Giorgio, che fai? Io invece ho continuato, diciamo, il percorso. Ti vediamo in divisa? Sì, diciamo, sono in divisa, questa è la tuta volo, è la mia, tra virgolette, uniforme che utilizzo appunto per andare in volo. Vengo a precisare che appunto non è una divisa dell'aeronautica militare, ma appunto è soltanto una divisa che uso quando vado in volo. E appunto, come stavo per dire, praticamente ho continuato il mio percorso di studi facendo una scuola di volo privata. Quindi appunto in questo momento sto facendo il percorso per diventare pilota di linea.
ma perché, cioè, perché hai scelto appunto l'aeronautica per il pilota di linea e non magari il corso aeronautica militare? Ok, allora partiamo dall'inizio. Diciamo che per entrare in aeronautica militare intanto devi avere passione per quello che fai nel campo militare. Ecco, nel mio caso il mio tra virgolette sogno non era quello di diventare un pilota militare. Naturalmente questo, diciamo, ha giocato un ruolo chiave sulla mia scelta per il futuro. Naturalmente l'aeronautica militare è un altro sistema, un altro modo di vivere, tra virgolette, in generale anche la tua vita esterna. Io sono un normale civile, quindi giustamente posso uscire, posso fare, diciamo, il sabato sera posso uscire, diciamo, fare comunque una vita normale. Sicuramente appunto il militare è qualcosa di differente. Io ho scelto questo perché appunto lo vedevo più cucito a me. Tra virgolette, è un qualcosa che ho sempre desiderato, sognato da quando ero come voi, nei banchi di scuola, dalla prima ATL fino alla quinta CR. Ho sempre sognato, tra virgolette, mi sono messo questo obiettivo in testa e lo sto portando avanti. Quindi ho fatto di quello che era un mio sogno, una mia, tra virgolette, filosofia di vita, un qualcosa che cui continuo a cercare e perfezionare per diventare quello che è il sogno. Però non è un'università. No. No, non è un'università, anche se è molto paragonabile, come se fosse, diciamo, una magistrale, tra virgolette, molto ristretta con i tempi. Infatti, in questa prima fase, una specie, sì, ovviamente ho dato in questa prima licenza nove materie che riguardano praticamente principalmente volo, diritto, che è, diciamo, tutto l'ambito aeronautico, legislazione, principi del volo, queste materie qui, molto tecniche, poi all'incirca questa parte di teoria è durata 3 mesi. E poi a maggio, quindi ora ricomincerò la teoria nuovamente a maggio, avrò altre 600 ore, molto più approfondite, per prendere la licenza commerciale, che quella poi mi abiliterà a trasporti in linea, quindi trasporti di passeggeri. Sono curioso, sì. Tu dove studi? Studio completamente... immagino non sia molto vicino. Sì, questa è una cosa naturalmente che... tra virgolette mi fa male in qualche modo, perché ci tengo a restare, mi sarebbe piaciuto molto restare qui, però appunto no, così non è stato, e sono a Bergamo in questo momento, studio lì da 3 mesi, da settembre, e praticamente ho una casa lì, vivo da solo, e praticamente ogni pomeriggio avevo le lezioni e la mattina praticamente volo. Mattina volo, pomeriggio lezioni, sera mi preparo il volo. Beh, così sembra un po' triste come vita. No, assolutamente, è una vita molto motivante. Devo dirti, ho trovato anche delle persone, diciamo, come compagni di corso, molto, diciamo, molto brave, quindi, diciamo, mi fanno venire anche istruttori, mi fanno venire la voglia di continuare il percorso, soprattutto in crederci in quello che fai, perché riesci a vedere i miglioramenti giorno per giorno su quello che è. Diciamo, niente di meno. No, naturalmente sì, è molto vivendolo, è differente, naturalmente ti porta ad avere tanto stress, che comunque è un qualcosa che ti prepara, perché naturalmente per chi di voi ha il sogno di diventare pilota, purtroppo nel mondo di oggi in generale una, diciamo, un fattore che può giocare un ruolo determinante è sicuramente il workload, in generale le nostre giornate, quello che quotidianamente facciamo, tutti, diciamo, i pensieri che abbiamo. Ecco, diciamo che praticamente questo qua, il discorso dei pensieri, il discorso appunto di dover stare bene, è qualcosa che dovete sempre ricercare per dare il massimo a voi stessi, in tutto quello che fate. Iniziate già da adesso a pensare a quello che... mettetevi in focus quello che dovete fare, l'obiettivo. Se dare quell'interrogazione e lo volete fare veramente, volete dare il massimo, fissatevi su quel punto. È importante isolare i fattori esterni da ciò che si fa davvero in questo momento. È molto importante, soprattutto nel nostro campo, perché d'altronde è un campo dove l'errore non è ammesso, e questo mi preme sottolineare. È una bellissima situazione questa, perché sì, il fattore di isolamento stesso avere quel focus proprio sulla direzione che volete prendere, giustamente. Qui accendo una cosa di passione, ragazzi, può essere che voi ancora non avete trovato la passione, può essere che il settore avete scelto, come stesso mio, qual è la vostra passione. L'unico consiglio che posso dare, ragazzi, è proprio esplorare. Guardate tanti aspetti, tanti settori, appassionatevi, ogni settore, cioè proprio mettereci
metterci quella visione, come una visione che ci augura Giorgio Trasta, era da tantissimo tempo, insomma, costantemente sono io lei, infatti me lo ricordo al tempo che tu eri costantemente il pilota è vero, cioè ora Giorgio il pilota, cioè, io non sono più, cioè a me le persone mi chiamano San Antonio e il pilota no, però comunque succede questa cosa. Comunque, ricollegatemi al discorso che ha fatto Giovanni, una cosa molto importante: dovete avere fame di scoprire tutto quello che c'è attorno a voi e di capire il perché delle cose che funzionano così, è importante, è la chiave. Questo perché, come ha fatto lui, non è detto che un percorso si deve seguire come lo sto facendo io, detto per dritto. Può portarvi a diverse strade, diversi appunto imbocchi, la vostra vita in generale. È appassionato a me, per esempio, quando mi è stata fatta mi è stata chiesta la classica scelta: e tu, ora che cosa vuoi fare quando sei uscito dalle medie? Avevo una bella, tra virgolette, gatta da pelare, perché appunto avevo un sacco di passioni, dall'informatica, che è la mia seconda passione più grande, all'elettronica, anche se vogliamo mettere un chimica, un sacco di passioni. Santino è molto contento per sentire l'elettronica. L'elettronica, davvero, era innamorato da piccolo, per esempio assemblavo PC come passatempo, praticamente per i miei familiari, e praticamente appunto avevo tante passioni, quindi in qualche modo mi sentivo dover scegliere, è come mettere in qualche modo, non so se c'è il professore Guillemi, ma come mettere un gruppo di Venturi praticamente alle mie scelte, non so se per chi sta facendo appunto il quarto o quinto anno di maglia, cioè come canalare le mie scelte. Allora ho scelto un settore trasversale, come nel mio caso, e nel caso naturalmente di Giovanni, un trasporto logistica, che se ci pensate siamo molto fortunati, perché dal primo al quinto anno praticamente trattiamo la maggior parte delle materie, o comunque abbiamo le basi per trattare la maggior parte delle materie che, diciamo, ci sono in questa scuola, cioè le basi almeno ci sono per tutte quante le materie. Questo è vero, quindi tra l'altro un ragazzo che purtroppo oggi non c'è potuto essere, aveva un impegno, il figlio della professoressa Spoto, un paio di anni fa è uscito sempre nell'indirizzo di trasporti e logistica, ma ha un po' stravolto, no, il suo futuro, perché è andato all'università e ha scelto il percorso di ingegneria meccanica. Il professore Guillemi poco fa la citavamo. Sì, sto parlando di Tupi di Venturi. Tupi di Venturi, alla grande. Poi me lo dovete spiegare. Però io so che come tu quindi studi a Bergamo e vivi a Bergamo, anche tu Santino, anche tu, che tra l'altro siamo compaesani di Barcellona come me, Santino, e quindi insomma parliamo un attimino la stessa lingua, sei il barcellonese, e quindi anche tu hai scelto un percorso tra virgolette, ragazzi, un percorso canonico ma particolare, perché no, se non sbaglio non hai scelto un ITS, un'università di Palermo o Messina, ma no, frequento l'università degli studi di Catania nel percorso di ingegneria elettronica, che è un po' il proseguimento di quello che avevo iniziato qui a scuola, appunto mi sono diplomato quest'anno come Giorgio. Ho sempre avuto la passione, diciamo, per l'elettronica, fin da piccolo ho sempre saputo il settore in cui, diciamo, iscrivermi, e in qualche modo ho visto nell'Università di Catania, diciamo, una possibilità, perché diciamo è un ambiente che è a contatto con molte aziende, specialmente appunto all'Università di Catania ci sono delle multinazionali proprio di elettronica, quindi ecco, per me l'Università di Catania è stata un'ottima scelta. Proprio come elettronica? Sì, come elettronica. Ho sempre visto la figura dell'ingegnere come qualcuno che in qualche modo si interessa alla progettazione, ecco, del futuro. Quindi, diciamo, mi è sempre appassionato questa cosa. E naturalmente è un percorso diverso magari da quello che ha scelto Giorgio. È un percorso che per molti può sembrare noioso, perché specialmente nei primi anni è una formazione prettamente teorica, però penso che la soddisfazione nel futuro di creare un qualcosa di personale, un oggetto o comunque un qualcosa che può contribuire, ecco, allo sviluppo in qualche modo, all'evoluzione, alla tecnologia, è sempre, diciamo, sempre una cosa affascinante, ecco. Ma tu quindi immagino
fai un po' la vita di Giorgio, no? Perché a Catania. Sì, ecco, diciamo che sono un po' più vicino di Giorgio, però in qualche modo le nostre, diciamo, le nostre vite si incrociano da questo punto di vista. Diciamo che anch'io sono uno studente fuori sede, sto in una casa gravina di Catania, e diciamo è un po' una vita nuova, perché in qualche modo devi, ecco, imparare ad essere più autonomo, a gestirti da solo, però diciamo dopo un po' ti dà una qualche soddisfazione di indipendenza, ecco. Non è facile magari non essere sempre a contatto con i familiari, in qualche modo è questa, ecco, la difficoltà, però ne vale secondo me la pena. Una domandina che voglio rivolgere particolarmente a voi due, poi torniamo subitissimo da Dario, perché mi è venuta una curiosità. Un po' questo, cioè come, voi come vi trovate? Perché come, immagino non sia stata assolutamente facile la scelta, ok, vado a Bergamo, vado a Catania, vivo lì. Sicuramente non è stato facile, no? Sicuramente avrete lasciato, insomma, persone. Sì. Beh, diciamo che nei primi tempi la parte più difficile è quella dell'adattamento, perché comunque poi non vuoi, devi imparare a cucinare, devi imparare a gestirti le giornate, ad essere organizzato in un certo senso. Però magari a differenza di Giorgio io ho la possibilità di tornare ogni fine settimana a casa, quindi magari questa distanza non la sento, diciamo, allo stesso modo in cui la sente, certo, sente Giorgio. Tu Giorgio ogni quanto torni? Ma in realtà questa è la seconda volta che torno da settembre, quindi in realtà pochissimo, anzi la prima volta in realtà ho fatto anche qualcosa prima, al volo, cioè sono stato 2 giorni. Tornare a casa, diciamo, nel mio percorso è un po' rischioso, perché rischia appunto di volare e non volare per una settimana, e non volando una settimana le due abilità, le due capacità, i comandi decrescono in una maniera notevole, specialmente in questa prima fase di addestramento. E quindi per questo io preferisco non tornare a casa molto spesso. Cioè magari potrei, alcuni del mio percorso, per esempio, che abitano in Puglia, lo fanno, tornano un po' più spesso, io preferisco di no, perché là sì, è vero, come diceva appunto Santino, c'è il discorso della distanza. La distanza è un qualcosa che all'inizio può spaventare, perché esci completamente fuori dalla comfort zone a cui sei abituato, a cui tutti noi siamo abituati. Io per fortuna, dico la verità, mi reputo abbastanza fortunato, mi è sempre piaciuta la cucina. Comunque in generale con un bel po' di organizzazione ho sempre fatto tutto, me ne sono uscito sempre da tutte le situazioni. Per il cibo sei a posto? Sì, no. E tu sai come sei messo? No, ogni sera, diciamo che nei primi tempi ci pensava mia mamma a cucinare tutte le cose per una settimana, subito pronti, diciamo i primi tempi. Poi capita di mangiare più volte durante la settimana sempre la stessa pietanza, la pasta col pesto, che penso che è la cosa classica di ogni sera. Io però lo sto sperimentando. Da un po' che mi sono trasferito da solo, diciamo, una ventina di giorni, sempre una casa, sto lì, però sto cercando un po' di essere autonomo, anche perché successivamente volevo trasferirmi all'estero, quindi specialmente su questo aspetto mi devo dare da fare, quindi già, mi sto prendendo all'opera di cucina. Per quanto riguarda invece, avete lasciato quindi sicuramente persone, ma per quanto riguarda le nuove conoscenze, cioè voi non siete soli, ovviamente, immagino non siate soli. Allora, per quanto riguarda me, essendo che comunque Catania fa sempre parte, ecco, della Sicilia, quindi in qualche modo siamo un po' tutti accomunati, ecco, anche dalla lingua, dal modo di parlare, l'accento è vero, è diverso, però ci intendiamo tra di noi. E niente, per quanto riguarda, diciamo, le persone che ho incontrato sono meravigliose, nel senso che c'è molta collaborazione tra di noi, soprattutto una cosa che ho visto è che non c'è invidia, ecco, e penso che questo sia fondamentale per quanto riguarda la costruzione, ecco, di un gruppo universitario, però diciamo, per il resto va tutto bene. Per me, per quanto mi riguarda, invece, ritengo che sono stato sempre fortunato in generale. Con questa cosa davvero mi sento fortunato di aver incontrato nel mio percorso sempre persone, ma in generale compagni che mi hanno saputo accompagnare, e soprattutto appunto che sono stati sempre accanto a me. Questa è una cosa importante, e soprattutto il discorso dello stare fuori. Io in realtà la più grande paura quando sono partito non era la distanza dalle persone qui, perché le persone qui ero sicuro di aver fatto un buon lavoro con loro e di avergli lasciato un bel ricordo di me, e in generale
appunto stavo andando a fare qualcosa che gli piaceva, quindi loro lo sapevano. La mia più grande paura era di non trovare nessuno lì. Questo perché, appunto, magari a differenza di Santino, là c'è un'altra mentalità, in qualche modo. C'è Catania con Bergamo. C'è una mentalità che va semplicemente compresa e capita. È differente, porta a diversi risultati. La cosa bella che ho incontrato anche qui un gruppo di persone con cui ho fatto la prima fase di BPL, la prima licenza. BPL? Private Pilot License. È praticamente la prima licenza che tu prendi senza scopi di lucro. Licenza di pilota privato. Esatto. E tu puoi pilotare? A fine gennaio farò l'esame teorico e mi lasceranno la più completo. Sarai un pilota privato? Sarò un pilota privato. Quindi ci possiamo fare un diretto e smettiamo la benzina, magari a costa. Però, appunto, ritornando al discorso di prima, importante, ho trovato delle persone, anche qui, davvero molto, molto grave, vengono da tutte le parti d'Italia. Per fortuna ho incontrato due baresi, due ragazzi di baresi, simpaticissimi, hanno un accento imbarazzante confronto al nostro. Diciamo che anche gli altri, li ho trovati davvero in linea con quello che mi aspettavo. Anzi, mi hanno stupito. Questo perché è una cosa importante, ovviamente una cosa, giustamente non so chi di voi comunque abbia un'idea, la scuola privata purtroppo, come per esempio ci sono le scuole pubbliche, le scuole private, può portare a delle situazioni in classe dove ci sono delle persone magari che si sentono un pochino più in alto rispetto ad altre, no? È una situazione abbastanza, tra virgolette, potrebbe essere scomoda per chi pensa di essere preso in giro in generale, perché ci sono delle realtà in cui succede questo, confrontandomi anche con dei ragazzi. Invece devo dire che ogni ragazzo, cioè nel senso, mi piace molto a me, le persone, parlare con le persone, mi piace molto l'umiltà. Cioè il discorso di rispetto, umiltà, comunque è una cosa che apprezzo di una persona. E devo dire che lì ho trovato questo, quindi una cosa che a me ha giocato naturalmente di cuore in questo percorso di avvicinamento in quella zona di quando sono completamente da solo. Infatti, per esempio, è bello la sera uscire domani, sabato sera, per tutta, diciamo, una settimana. Sabato sera, se la domenica non volo, perché io posso volare da lunedì alla domenica, se la domenica non volo, magari stare in giro insieme, mangiarci una pizza e stare tutti insieme. Insomma, non è una vita, ecco, chiusa, buia, no, triste. No, molto stimolante, dica, molto stimolante. Ridi perché è triste o ridi perché... Perché ho esatto opposto. Dai, in qualche modo è una cosa soggettiva, secondo me. Certo. Però, chiaramente, sono la maggior parte delle ore della giornata ecco in casa e mi dicono, ah, non si andate in questa zona di gara? No, non la conosco letteralmente, a chi vuole della Vietnea non conosco nessuna parte della città di Catania. Sono due mondi diversi, quindi... Adesso io praticamente ho l'assist perfetto per introdurre Dario. Perché? Dario, come ho detto, è uscito 2 anni fa, ha presentato l'istituto insieme a Giovanni, dall'inizio chimica, materiali, tecnologia, articolazione, biotecnologie sanitarie, giusto? E tu hai, ho sentito dire che hai una carica particolare. Quindi sei andato all'università di Messina, sì. E hai una carica particolare, ce la spieghi meglio? Sì, io l'anno scorso, il primo perché ora sono al secondo anno di economia aziendale, l'anno scorso sono stato eletto al consiglio d'amministrazione dell'ERSU, che è l'ente regionale per il diritto allo studio universitario. È un ente che dipende direttamente dalla regione, il mio incarico durerà per i prossimi 4 anni. L'ERSU si occupa di fare dei concorsi, mettere a bando dei concorsi di borse di studio, servizi residenziali per gli studenti fuori sede, comunque gestisce anche le mense, comunque tutte le cose che riguardano e che garantiscono a tutti la possibilità di formarsi, di avere il diritto alla formazione. Quindi possiamo un attimo dire, se vogliamo, se me lo concedi, dire che l'ERSU è un po' un ente che tutela un attimino gli studenti. Sì, assolutamente, perché comunque
mette a bando le borse di studio per chi non ha la possibilità economica di sostenere i costi dello studio universitario, mette a bando i posti letto per gli studenti fuori sede, che a Messina sono tanti, perché abbiamo la facoltà di medicina, abbiamo tutte le professioni sanitarie, e per chi non riesce a garantire il posto letto, c'è comunque il contributo affitto che viene dato agli studenti che poi trovano casa autonomamente. Quindi, insomma, se avete un attimino la paura, no, dell'università, di come faccio, cosa posso fare, magari che sta più lontano, che di Milazzo, magari bene o male riesce a viaggiare ogni giorno. Sì, io viaggio ogni giorno. Magari che sta più lontano, viene un attimino scomodo, certo, la strada sempre un paio d'ore, se a Messina, però. Da Milazzo. Cioè, abbiamo compagni di Falcone, Montalbano, San Piero Patti, quindi si è tutelati. Comunque, sì, diciamo che il mio percorso di rappresentanza inizia già in parte su Lione. Certo, perché tu sei stato rappresentante della consulta, poi all'istituto, e ora al primo anno di università ho continuato questa strada della rappresentanza. E come, cioè, cosa ti spinge? Perché la rappresentanza studentesca? Ma io mi sono praticamente appassionato per puro caso in quarto superiore, perché c'eravamo io e un altro mio compagno di classe, Nicolò, che semplicemente avevamo la curiosità, perché abbiamo sempre avuto quella mentalità di vivere la scuola il più possibile a 360 gradi, quindi sfruttare tutte le opportunità, impegnarci in tante cose oltre lo studio, perché secondo me la scuola non è solo lo studio, non è solo lo studio, e ti insegna tanto se la sai vivere. Anche tra l'altro, ragazzi, anche questo incontro qui, ci tengo insomma a precisarlo, ringraziamo il dirigente scolastico, ringraziamo il vicepreside per averci, insomma, permesso, no, questo incontro, perché insomma è qualcosa di, come ho detto già nel periodo di lezioni, per me la scuola non è solamente banchi di scuola, non è solamente stare in classe, detto da me poi, non è solamente stare in classe, e non è solamente studiare, fare le interrogazioni, fare i compiti di classe, comunque vanno fatte, attenzione, ma secondo me va vissuta appunto a 360 gradi, come ha detto Dario, va vissuta ogni aspetto della scuola. Cioè, se io avessi pensato di venire a scuola soltanto per studiare la chimica, me ne sarei andato, perché comunque già in quarto superiore sapevo che avrei studiato economia all'università, e quindi se avessi dovuto dire la scuola soltanto per studiare chimica, me ne sarei andato via. Siccome comunque ho scelto di iscrivermi in questa scuola perché, oltre appunto la chimica, l'informatica, tutte le materie, ti dà tanto, ho continuato qui. Molti mi dicono, però hai perso 5 anni perché ti sei messo a studiare chimica, ora fai economia. No, cioè io molto probabilmente, se dovessi ritornare indietro, farei di nuovo la stessa scelta. Di nuovo chimica sanitaria? La stessa scelta, perché comunque mi ha fatto capire tante cose. Intanto ho capito che la chimica non è cosa mia. ed era una cosa importante da capire. E quindi, se non è cosa tua, scusa, perché rifaresti lo stesso percorso? Ma perché, tanto per capire, perché ce l'ho potuto capire soltanto studiando. Esatto, ricordando un po' anche al discorso di prima, secondo me ti interrompo, ricordando al discorso di prima, giustamente, di affrontare tante materie, di appassionarsi a tante cose, infatti, dal punto di vista della natura, di educazione, anche questo, che giustamente ci sono aspetti, ma anche quelle altre materie, con tutte le materie che ci sono state all'inizio. Quindi, appassionarsi in diversi tipi di materie, per trovare, per
quella scuola di, a prescindere da un metodo di studio che comunque è lo stesso, soprattutto quando si parla sempre di materie scientifiche, e quindi quello comunque non lo so di trovare. Esatto, la penso anche io così, è più il metodo di studio, è la, la forma mentis, no? Se vogliamo, che dà la scuola, piuttosto che le conoscenze che poi ti rimangono, quindi quello è molto importante. Poi invece Giovanni, vorrei farti una domandina. Come, come ti trovi nel mondo dell'online? Quindi tu ci hai detto che è da 2 anni che tu hai 2 aziende, appunto. Gestisci un cantante, se non sbaglio, e insomma organizzi, aiuti le sale di cerimento. Questo lavoro ti risulta difficile, come abbiamo detto prima, è più la forma practice che ti dà. Quello che hai studiato nel percorso di studi in trasporto e logistica ti è tornato in qualche modo utile? Sì, l'ho detto prima. Diciamo che la formentis anche la scuola stessa, il poter di metterti anche in settori totalmente diversi, e poi a fine stesso, secondo il mio punto di vista, tutto si collega, tutto. Anche l'aeronautica ci può collegare, non lo so questo, però dal mio punto di vista si può anche collegare su certi aspetti, a livello di matematico stesso, perché quando si va a fare, quando si ha a che fare anche con questi strumenti lì, soprattutto a livello di analitica, di analisi, di certo, che fa, come la pensi? È un aspetto che ne parlavamo ieri sera con Giovanni, è un aspetto fondamentale, cioè nel senso non si discosta per nulla da quello che abbiamo studiato per esempio di logistica. Cioè il booking, dei, il booking per esempio delle prenotazioni, il saper trovare la domanda, quella è una posizione che ti permette di avere un certo ruolo. Sì, anche per avere una esatto, esatto. Anche dal nostro punto di vista, ad esempio, in analitica, ci sono esercizi, ci sono cose diventano una fase dove dire che per un punto A o un punto B, questo è cambiato per me, perché a livello più lavorativo io questa, questa è una cosa che applico anche con i miei clienti stessi, che per raggiungere un testo in una trasformazione, quindi per cercare da un punto A o un punto B e per un punto A, sono diciamo, delle fasi che vado a rimettere. Con tutte le complicanze, esatto. Per esempio noi siamo stati abituati a risolvere i problemi del vento, ovviamente una complicanza, per esempio anche in quota, per esempio quando ragazzi vi troverete a pilotare il vostro aereo, ci sono delle difficoltà e queste difficoltà appunto devono essere combattute con tutti gli strumenti. Gli strumenti io ne ho trovati, scusa, mi sto ricollegando, sì, meglio, sì, certo. Sto praticamente ne ho trovati, anzi, meglio. Ne ho trovati sia in quello che ho fatto qui, soprattutto in quello che ho fatto qui a scuola, e poi anche giustamente con tutte le basi pratiche che mi hanno dato lì. Devo dire che studiate per voi, studiate perché sono delle cose che vi rimangono a voi e davvero direi che se ascoltate i vostri insegnanti farete un buon lavoro in generale. Non lo dico perché, cioè nel senso, non lo dico perché ora mi stai dicendo, cioè, non lo dico perché appunto sono il classico, tra virgolette, non so come definirlo, studente modello, ok? Perché comunque ho un sacco di altre passioni, oltre naturalmente allo studio, però appunto so che con me è stato fatto, con me in generale, con il nostro percorso è stato fatto un buonissimo lavoro, e quindi appunto ci tengo a precisarlo che abbiamo gli strumenti per fare quello che appunto maggiormente vogliamo nella nostra vita. Quindi questo vorrei ricollegare su questo aspetto anche il fatto del fallimento, ne parlavi prima, e penso che sia un aspetto totalmente importante, ragazzi. Cioè, questa cosa l'ho proprio affrontata sulla mia pelle stesso. Cioè, il fatto di fallire, il fatto di impegnarsi in qualcosa e vedere che poi, in fin dei conti, non porta risultati, dovete prenderlo come sì, come un fallimento, ma anche un insegnamento stesso. Quella cosa vi può far imparare 30.000 cose stesse. Quindi, quando si dice si impara dagli errori, allora si impara dagli errori. Assolutamente. Io lo vedo tuttora. Ci sbaglio un qualcosa a livello relativo con un cliente, ma quello io anzi lo prendo a livello proprio positivo, perché ho capito quell'errore e vado a migliorare quell'aspetto. Quindi ragazzi, dalle cose negative, questo lo dico anche nella mia esperienza, anche a livello proprio di personale, okay? Non solo a livello di business, ma anche personale. Quando succede un qualcosa nella vita, non affrontate gli aspetti negativi, cioè non vi soffermate gli aspetti negativi. La vita va avanti,
ricambiare totalmente e riportare quello studio che io fino a così. Ok? Cosa vi ha lasciato quella cosa? E non soffermarsi soprattutto sui pensieri stessi, sui ricordi, sulle cose, perché sì, sono belli, ma successivamente non fanno di voi essere, no? Come vedete con Giovanni, cioè se abbiamo avuto un percorso poi alla fine diverso, in aeronautica c'è una legge che vige, ed è la non-blind policy, ovvero la usanza per cui un pilota, se sbaglia, non viene richiamato, non viene assolutamente rimproverato, e mi auguro che questa cosa passi anche tra i nostri banchi prima o poi, come metodo di insegnamento. Il fatto che sbagliare è una cosa umana, cioè, chi è che non sbaglia? Anche se si è avuto una preparazione magica, fantastica, qualcosa di, cioè, abbiamo studiato tutto il manuale dell'aeromobile, succede un qualcosa di imprevisto, voglio vedere chi non sbaglia sotto pressione. Quindi è importante capire intanto come ci siamo finiti nell'errore. Questo è importante. Perché non abbiamo studiato oggi? Domanda. Cosa potremmo fare per evitare questo errore? Certo. Soluzione. Devo studiare. In questo caso. Però nel tuo campo, nel mio campo, sicuramente. Perché ho fatto... Perché per esempio durante il decollo il motore mi ha piantato. Che cosa è andato storto? Manutenzione. Io non ho visto, non ho trascurato un parametro dell'aeromobile in decollo. Ho sbagliato, ho semplicemente tutti gli errori che in simulazione quello che pare risolvere. Esatto, ricordate che più dell'80% degli errori, diciamo, che ho usati appunto in ambito dell'aviazione dipende soltanto da Roma 4, quindi il fattore umano. Cioè noi, non è nessun altro. Certo. Quindi siamo noi. Già diciamo, a metà uso il resto. Sì, sì, sì. Tra l'altro ragazzi, non ci vogliamo. La prima volta che per esempio ho sentito parlare di un fatto a livelli comunque visivi è stato ovviamente ci ha fatto studiare il Tenerife Disaster, che è il più grande incidente aereo della storia, penso che lo state studiando. Praticamente due piloti, per aver utilizzato la parola decollo nel momento sbagliato, si sono scontrati fanno più di 700 vittime. Quindi è importante. La parola decollo si usa soltanto quando siamo allineati in pista, infatti adesso. Tra l'altro, ragazzi, è molto interessante anche il vostro diretto parere. Ho mandato il grande, che ringrazio tra l'altro Davide Sanmeri, che oggi sta un attimino aiutando il tutto. Se avete domande, tranquilli, siete liberissimi di farle. Anche voi che guardate il collegamento, tranquillamente potete scriverla sulla chat o alternativamente sui gruppi dei rappresentanti di istituto. Le leggerà, certo. Comunque io avevo una curiosità. Il vostro, perché abbiamo detto appunto che Dario e Giovanni sono stati rappresentanti dell'istituto due anni fa, giusto? Tu nel quarto e nel quinto, Giovanni sono nel quinto o quarto e quinto? Nel quinto. Okay. Come, perché due anni fa era l'anno, praticamente l'anno del COVID, era l'anno del COVID. Come, cosa, cioè vi siete praticamente catapultati dentro questa, che già è stato qualcosa che abbiamo vissuto veramente in maniera brutta, lo possiamo dire, è stato qualcosa di veramente brutto. Poi soprattutto voi, da rappresentanti dell'istituto, con le vostre, un attimo, con i vostri doveri, come l'avete vissuta? Come è stato? Cosa avete fatto? Diciamo che l'ho vissuta in maniera un po' bruttina, ma allo stesso tempo questo bruttino l'abbiamo rivoltato totalmente, perché siamo riusciti a fare tante cose, tantissime attività, e di questo sono contentissimo. Riusciamo a prevedere, è stato un anno bello, un anno positivo. Ci siamo adattati. Ci siamo adattati, poi quelli che anzi, abbiamo fatto cose che in presenza non puoi fare. Cioè, per esempio, abbiamo fatto assemblee online con ospiti che, essendo distanti da noi, non sarebbero potuti venire. Quindi
secondo me abbiamo sfruttato la cosa in positivo, cioè ci siamo adattati, sapevamo che non potevamo fare le assemblee in presenza, sapevamo che non potevamo fare molte altre cose, però ci siamo. Abbiamo pure contato questi risultati per l'interno, esatto. Per le nostre diete, per esempio, le migranti lì, non sono molto su YouTube, a livello di finanza personale, e consiglio a tutti di vedere la live che abbiamo fatto, perché veramente ha dato dei consigli a livello finanziario, a livello di risparmi, cose che veramente sono preziosissimi, e tuttora sono quasi rapido, veramente per io. E la stessa volta dopo incontrato. Forse c'è, forse c'è ancora la diretta. Sì, c'è ancora la diretta su YouTube, sul canale YouTube. E la stessa volta. Adesso questo lo potete controllare. Esatto, esatto. Un mese fa l'ho incontrato in presenza, in un evento. E niente, si ricordo di me, si ricordo di noi. È stata una bellissima cosa. Perché senza non ho fatto con nessuna altre scuole, sono anche con la nostra. È bello, allora, è anche un banco, se vogliamo. Un banco, ma non solo lui, abbiamo portato anche le persone che sono in anche a livello di business online, nel senso, non so, di tutti gli stanno poi persone anche a livello più... Ah, che era un ambasciatore. No, ambasciatore, no, no, non mi ricordo. Vabbè, abbiamo portato pure anche altri docchi, non so neanche di sottolineare in finanza, ma abbiamo portato anche, anche riguardo il sicurismo, abbiamo portato una persona di una certa rilevanza in questo aspetto, che si chiude più o meno anche in modo e che ha stravolto poi successivamente la sua vita, Giuseppe Salvo. E quindi? Giuseppe Salvo. È benvenuto Giuseppe Salvo, non lo sapevo, pensa tu. Recupera di diretta. Lo farò pure io, quindi insomma è una cosa molto carina. Però vorrei chiedervi appunto, dal punto di vista della rappresentanza, quindi di quello che è passato, insomma, quindi provate a contare da portare in questa situazione, cosa vi è rimasto? Cosa vi è rimasto dalla scuola, da noi alla Milazzo? Cosa vi è rimasto? E aggiungo. Che applicate la vita degli tutti i giorni adesso, cioè se c'è qualcosa. Ma diciamo che poi quando ti ritrovi a organizzare queste cose, cioè impari tanto, impari a lavorare in squadra, impari a relazionarti con le persone più grandi, impari a relazionarti con le altre persone, poi anche dal punto, lasciando stare dal punto di vista tecnico comunque. No, io ho avuto la fortuna e comunque sono solo rappresentante con Giovanni, avevamo caratteristiche molto, molto diverse e complementari. C'è cioè, stato un amore odio? Abbiamo avuto la fortuna di essere rappresentati insieme perché tipo, io ero legato con la tecnologia mentre lui era molto umanitario. Quindi la scuola, appunto, ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, la scuola è più un percorso di formazione di vita, non tanto di sì. Certo, anche indubbiamente di specialistica. Se la sai vivere, perché se uno la vive con sì, è una scuola. Qui sai, ecco, amici di Dio, non ci vengono. Il paraocchi, ascolto la lezione, non è andato a casa, no, cioè non ti serve niente, no, ti serve soltanto per. Perché poi è monotono, è seccante alzarsi la mattina, poi chi viaggia soprattutto, chi è di Milazzo magari vive questo un po' meno, ma chi è di Messina magari, chi è di posti più lontani, ecco. Alzarsi la mattina presto per venire qua a scuola, se poi vive la scuola in questa maniera monotona è una seccata. A livello più di relazione personale, di ho bisogno di anche il ma a livello di public speaking,
anche la notorietà della fondamentanza con avere a che fare con 1.700 studenti, non è una cosa semplice. Per il studente di mezzo che abbiamo organizzato, che veramente c'è la live che fare, sì, vediamo, ci sono domande nel computer, pure su YouTube. Diciamo, è sempre una cosa gestionale che è una certa struttura. Certo. E invece. Invece, a voi cosa è rimasto, Giorgio, nel sentire, cosa vi è rimasto invece a voi della scuola? Se vi è rimasto qualcuna vostra esperienza? Allora, diciamo un po' tutto, anche il fatto che, avendo vissuto il periodo della pandemia, in qualche modo, ecco, penso che ci siamo adattati in maniera diversa, quindi in qualche modo proprio questo periodo ci è rimasto in mente. Un'altra cosa che sicuramente non posso dimenticare sono tutte quelle giornate del laboratorio di elettronica nella sezione S e soprattutto tutte quelle giornate nei sotterranei, esattamente, con Franco Merlino, tutte quelle giornate, professore Marchese che sono supervisore di tutto, ti bastonava? No, vuole bene, secondo me mi vuole bene. Niente, quindi soprattutto le giornate di Open Day, perché penso che, diciamo, era un momento in cui si staccava, diciamo, la parte prettamente scolastica, ecco, era un momento, ecco, ricreativo, secondo me, tra di noi, ecco, un momento, ecco, per conoscerci, per parlare, per, ecco, un po' anche per, ecco, avere un po' di confidenza, ecco, soprattutto. Certo. È una domanda difficile, in realtà mi porto bene, perché io ne ho tante esperienze, ma ancora sono a scuola, non le ho proprio, ve le dico. Cioè, mi porto sicuramente con me tutto, e quando dico tutto, dal primo giorno fino all'ultimo, mi porto dietro le lezioni che mi hanno dato i professori, le lezioni di vita che mi hanno dato i professori, importante. Diciamo, tutte quelle volte in cui mi porto anche dietro, quelle volte in cui, diciamo, tra me e me, non è andata bene questa compito, questa interrogazione. Mi porto dietro quelle sfide che avevo con me stesso, sempre, per essere maniacale come giovane. Per essere maniacale, mi portavo avanti diversi battaglie, cioè appunto, mi portavo... Poi avevo la ripetita di ricercare... Poi perso. Sì, ma no, per dimostrare prima di tutto a te stesso. A me, che comunque quello che stavo facendo era la cosa che... Perché poi stavo della fine, esatto, il voto è molto poco sfida di voto. Per descrivere una persona, secondo me, non sì, basta un numero. Conta che io attualmente, quando faccio un volo, vengo valutato su almeno, senza esagerare, 40-45 macro sezioni. Quindi da come ho dormito all'application of procedures. Pure come hai dormito? Esatto. Mi chiedono, hai dormito bene? È importantissimo. Allora, sapete quante volte, soprattutto i primi voli, ho gestito male la cosa del sonno? Mi sono ritrovato in quarto finale avere un blackout, veramente che sarebbe il cervello, perché gestisci talmente tante cose. E poi se ne hai fatto colazione la mattina, finisce le riserve del blu rose nella vostra testa, mi si spegne, c'è cioè, manca tutto. Si spegne il cervello, resta in aereo. Esatto, soprattutto perché praticamente quando siete a bordo siete iperstimolati. Nel senso che ricevete una marea di informazioni esterne che voi le prime volte non sapete controllare, cioè io per controllarle, cioè per imparare, iniziare a controllarle, ci ho impiegato ho 17 missioni, quindi all'incirca 17 ore di volo. Attualmente ne ho 27 ore di volo, di cui un'ora e 30 da solista. Comunque adesso già riesco, tra virgolette, a avere una buona situation awareness, ovvero una condizione per cui tu sai la tua posizione nello spazio e sai riconoscere gli eventuali pericoli attorno a te. Ecco, quindi questa è una cosa importante e me la porto anche dietro da tutto quello che scopriamo. Io mi ricordo sempre, sì, vi ho fatto questa domanda, mi è venuta in mente a me una cosa che racconto sempre in realtà. Io sono venuto qui a scuola, in questa scuola, 4 anni fa, con il percorso quadriennale, ma non mi sono iscritto subito a settembre. Io sono venuto a ottobre, il 20 di ottobre, se non dico una castroneria, con il nulla osta dal Copernico di Barcellona. Quindi... Da dove? No, beh, io sono venuto con nulla osta, però, perché volevo partire subito a Catania, però
quando poi ero un po' piccolino, quindi anche gli genitori mi hanno detto no, non andare subito via di casa, effettivamente. Però sai, per quanto desideravo fare quella cosa non mi interessava più che altro, volevo farlo nella migliore maniera possibile. Se tornassi indietro rifaresti questa scelta? Assolutamente sì, cioè scegliere il Majorana, perché sì, perché dal primo giorno davvero, ho sentito che diceva è una cosa di un sacco di persone che hanno fatto la differenza. Che sembra un po' una marchetta, ecco. No, no, non è una marchetta. Non avrei essere due tre persone dietro, però appunto sono orgoglioso. Sei uscito ormai, sono orgoglioso di questa cosa. Nel senso, sapere che nella mia città, dove hai fatto dove aeronautico? A Milazzo. Aspetta. A Milazzo, cerchiamo l'aeronautico a Milazzo, perché non si sa ancora dove è l'aeronautico. Certo. Ma c'è. Siamo noi in questo caso, però in generale tutta la scuola. Certo, perché nella regione Sicilia ci sono solamente tre. Siamo la quarta scuola che ha questo. No, la terza, se non sbaglio. Quattro. Quattro. Sì, perché c'è tutto in fare. No, in Sicilia? In Sicilia siamo al secondo. Ah, però. Secondo terzo. Sì, è una cosa particolare. Io dicevo. Mi ricordo sempre questa aneddota, la prima volta che sono venuto, ho preso Fiore, chi è di Barcellona sicuramente sa di chi parlo, e sono entrato a scuola, sono arrivato alle 8:05, e ho chiesto al professore tedesco, che all'epoca non conoscevo, dovrei andare in classe, che classe sei? Prima è TQ. Quindi un mini mail gli faceva questo disco, prima e tipo dove devo andare? T03. Il 14enne Domenico, T03. Ah bene, dov'è? Vai di là tutto dritto, non puoi sbagliare. Ho sbagliato. Sono entrato in classe alle 8:30. 8:35, sono andato sotto, sono stato al primo piano. Ho chiesto a chiunque, trovo la T03, entro dentro. Ed era un mondo nuovo, veramente, mi sembrava quasi, all'inizio ero un po' spaventato. Penso tutti i ragazzi... Una volta nella vita tutti quanti si mettono in una classe sbagliata, no, ma io sì. Senso io. Quante classi sbagliate in cui sono in classe sbagliata? Non si deve mai dire. Esatto. Quindi è una cosa molto, molto carina che ci si porta dietro. Ce ne sono veramente tante. Perché poi si creano una specie di famiglia un po', no? Perché al di là della classe, della sezione, poi con molti ragazzi, penso anche voi vi sentite ancora, molti ragazzi del Majorana, molti ragazzi che ancora adesso sono al Majorana, quindi un po' più piccoli, o ragazzi che sono usciti precedentemente, quindi penso che si sia creato questo rapporto. Sì, infatti. Cioè, io sono venuto veramente di incontrare tutte le persone, di incontrare i docenti, bellissimo. Che dire, Giorgio si è fatto il giro, tra l'altro. Sì, io ci vengo particolarmente la sera di mattina. Guarda, con Giovanni, ma poi c'è l'attaccamento un po' alla Mario, cioè là c'è per esempio Nicolo Bedinghia che poco fa ci eravamo, il primo pensiero quando ritornavo da Milano, no, devo passare a salutare la scuola per forza. Ed è venuto, anzi se vuoi dire due parole, cioè, special guest abbiamo anche, eh? Buongiorno a tutti, sono Nicolò Bellinvia e queste sono le due parole che ho detto. Grande special guest. Anche lui, per chi non ricordasse, è il ragazzo che ha citato poco fa Dario. Eravate compagni di classe. Nella... Quest'anno sarebbe stata la settima DPS. Il professore Marchese poco fa parlavamo malissimo di lei. Quindi sì, si crea appunto questo rapporto. Ma in realtà una cosa che ho, insomma, fatemelo sapere anche voi dal pubblico, sia in collegamento, sia voi in aula magna, se insomma la pensate così. Si crea anche un rapporto con i professori. È qualcosa che in altre scuole non ho notato. Io per quanto riguarda me, non so Dario, certo non con tutti. Però tu che ne pensi, Giorgio? Cioè, il discorso del rapporto con i professori non è qualcosa di magico, non è quello che si è creato con me,
questo è davvero bello. In generale, va a sapere che col professore Ghillem, il professore Ghillem, il professore Musumeci, il professore Musumeci, perché noi senza nulla da togliere, te che hai fatto elettronica, ma cioè, non parlavate solo di tubi di vettori, fisica con Ghillem, ma diciamo, magari qualche volta parlavamo anche con il professore di antenne, cioè di cose davvero utili, e poi mi sono ritrovato. Cioè, partire con approfondimenti, ecco perché è importante, partire con approfondimenti, ma poi davvero, sei sull'aereo, e grazie a quella lezione che magari abbiamo approfondito, cioè, tu sai come funziona quel strumento elettronico. Il principio del volo non l'ho passato, cioè ero quasi a non passare al principio del volo, scherzo. Posso dare 100%. Però, d'altronde, ci vuole impegno e ricordatevi, la conoscenza è alla base di qualsiasi cosa che dovete fare. Conoscenza. E tu senti invece che ne pensi? Che qui vedo praticamente tra la folla o cerca di camuffarsi il professore di elettronica e elettrotecnica? Sì, è stato il mio docente di sistemi per qualche anno, fin dal primo in realtà. Fin dal primo? E com'è? Diciamo che per me il professore Marchese, non perché è qui presente, no, però è stato un maestro di vita, la verità. Perché tutte le volte che mi ha rimproverato, che ho commesso degli errori, non l'ho mai preso come qualcosa di negativo. Perché comunque sapevo che nelle sue parole in realtà c'era un consiglio, non tanto da docente, ma anche da amico, da madre, penso, da questo punto di vista. E con tutti i docenti in generale ho avuto sempre un buon rapporto. Alcuni, ecco, non sono più in questa scuola perché adesso il trasferimento non si fa. Però penso che sono stati, ecco, determinanti nella formazione, perché al di fuori, ecco, di quello che è l'ambiente scolastico, sapevano anche come consigliarti, sapevano anche come aiutarti in tantissime situazioni che non avevano niente a che fare con la scuola dal punto di vista, ecco, teorico. Perché il professore non è solo... Sì, il docente non è solamente qualcuno che, ecco, ti insegna la materia, però ti insegna anche a risolvere i problemi, ti insegna a risolvere... Un po' come la matematica, no, se vogliamo. Un po' ecco come la matematica, sì. C'è chi la ama, c'è chi la odia. Affascinante. La matematica o il fatto che c'è chi la ama e c'è chi la odia? Io penso che la maggior parte delle persone odia la matematica perché in realtà non ha mai visto, ecco, l'interpretazione pratica della matematica e l'aspetto, ecco, affascinante della matematica. Al di fuori, ecco, della risoluzione dei problemi. Esattamente, al di fuori della teoria, ecco, penso che la matematica in realtà descrive qualsiasi cosa che ci circonda. La teoria non è che è molto allettante. La teoria sì, però... Una situazione di emergenza, per esempio, la matematica è utile. Per esempio, quando state mi trasformando, vabbè, vi racconto questo che ho una scusa che ho insomma, pubblico in aeronautica. Allora, in questa fase di percorso, ho praticamente questa terza fase, ho effettuato tutte quante, la maggior parte, delle manovre di emergenza. Quindi ho simulato le piantate motori in mezzo a un campo, ok? Ok, voi arrivate in una posizione dove, nella vostra testa, dovete fare, mentre che state precipitando, un mezzo della quota in eccesso, mentre siete con l'aereo, dovete mantenere un bel po' di parametri, dovete fare un mezzo della quota in eccesso. Quindi la matematica, davvero, che descrive, tra virgolette, sapere che il vostro aeroplano ha un rapporto di granata 1 a 10, e sapere che con 6.000 piedi fate 10 miglia, è una cosa che mentalmente è piacere, ma poi c'è una pratica importantissima. Ti dà certezza, esatto. Cioè, anche se vedete quel campo, per esempio, dovete scegliere un campo in atterraggio di emergenza, tu lo vedi da lontano, non ci arriverò mai, ma tu guardi il tuo altimetro e sai che è quella quota, e quella è la tua energia, e se hai studiato bene, sai che là ci arrivi. Questo top c'è un po' il sogno sì, del professore Cosmeci. Quindi, insomma, è una cosa molto... Sì, certo. Vabbè, io sono contento intanto che vedo il sole fuori dalle finestre, perché c'era un po' la paura che
iOS. E speriamo, tra l'altro speriamo, vi ricordo che dopo, tra pochissimi minuti praticamente, si andrà fuori per la festa di istituto, si uscirà dalla LT. Speriamo che non si metta a piovere, ecco, quindi stiamo anticipando di un pochino i tempi. Io intanto, come prima cosa, ringrazio di cuore, ripeto, ringrazio il dirigente scolastico e il vicepreside per questa possibilità, questo talk show, come ho detto prima, dagli studenti per gli studenti. E ringrazio soprattutto Giovanni, ringrazio Dario, ringrazio Giorgio e ringrazio Santino. Grazie per l'invito, è sempre bello tornare qui, un po' strano, perché venire dall'altro lato, dall'altro lato, tornare a scuola dall'altro lato, un po' strano. Fa strano. Se avete domande di qualsiasi forma, potete tranquillamente farcele voi del pubblico, o insomma alzate la mano, vi mandiamo un microfono, o anche voi in collegamento. Il nostro buon Davide si accorgerà del commento e ce lo fa notare. E detto ciò, ragazzi, io ringrazio voi. Una domanda lì in fondo forse c'è? Visto la mano alzata. Se comunque, se volete farci delle domande, tipo, siamo un'oretta, siamo qui, anche per Giorgio, giustamente. Molte persone si vergognano. No, partecipare alla festa. Esatto. E... Dario, sempre questo, no? Pensare. Anche da Dario. No, non sono Coca-Cola. Comunque, se volete farci qualche domanda, dopo disponibilissimo, pure io, pure tranquilli, Giorgio, senza... Ragazzi, un altro insegnamento della che è quello che potete mettervi in mostra, nel senso fisico, ma di fare ogni qualcosa che c'è. Quando la persona mi dice di non fare quella cosa, di... È lì che la devi fare, giustamente deve essere una cosa positiva da ciò. Però io, per esempio, ero una persona stradina, che mi piaceva parlare con le persone, sinceramente. E però ragazzi, è con il confronto e la pratica e come posso regolare, cioè fare quel passetto in più e la domanda è piena, però che giustamente non ti dà risultato. Ok? Quindi buttate, ragazzi. Anche nella vita in tutto, quindi quando questo piccolo sono stato, questa tips. Grazie mille, grazie. Grazie Dario. Grazie a Giorgio, grazie per tutti. E grazie a voi. Va bene ragazzi, allora dichiaro un po' concluso la prima edizione del Maiorana Talk Show. Speriamo ce ne saranno di prossime. Tornate ordinatamente nelle classi e poi uscite per la festa di istituto. Grazie mille ragazzi.